L'associazione JUMP, Gioventù in Risalto, con lo patrocinio della rappresentanza in Italia della Commissione Europea e della città di Soverato, presenta Eurosol 2013, il Festival dell'Europa di Soverato. Abbiamo in studio Pietro Curatola, presidente dell'associazione organizzatrice di questa manifestazione. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Come va? Il viaggio è andato bene per arrivare qua in studio? Sì, sì, trovato facilmente. Traffico, traffico, perché arrivare da Soverato a quest'ora del mattino qua a Catanzaro, sì, c'è un po' di traffico. Sì, un po' sì, però adesso con la nuova strada, con, diciamo, i nuovi collegamenti, siamo avvantaggiati da quel punto di vista. Presidente, cosa accadrà a Soverato dal 9 al 12 maggio? Dal 9 al 12 maggio a Soverato ci sarà Eurosol 2013, il Festival dell'Europa, appunto. Il 2013 è stato etichettato dalla Commissione Europea come anno della cittadinanza attiva, anno del cittadino europeo, e noi dell'associazione JUMP non potevamo mancare a questo appuntamento, cercando a modo nostro di celebrare quella che è la famosa dichiarazione di Schuman del 1951, da cui convenzionalmente parte tutto il processo integrativo europeo, e cercando di stimolare il protagonismo giovanile, come piace fare a noi, e in maniera originale. Evento d'apertura giovedì 9 maggio alle ore 10, Fratelli d'Europa. Parliamo un po' di questa apertura del festival. Perfetto, sarà l'evento che aprirà la kermesse dei 4 giorni. È un evento per antonomasia dedicato alle scuole. Infatti sono invitate le rappresentanze degli studenti e delle dirigenze scolastiche presso il piazzale Renato Lido della caserma dei Carabinieri di Soverato. Ci sarà l'esecuzione dell'inno europeo, l'inno alla gioia, e dell'inno nazionale italiano da parte dell'orchestra dei Giovani Fiati di Soverato. E noi come associazione JUMP presenteremo tutti i 4 giorni di festa, con i vari eventi che abbracceranno varie location di Soverato, e saranno dedicati a vari target, diversi target di età, e daremo il via ufficialmente al festival. Ci saranno ospiti particolari durante la manifestazione? Sì, ci saranno momenti di riflessione, di dibattito, così come momenti spettacolari. Partire da venerdì alle 18 ci saranno dei dibattiti con esponenti del Parlamento europeo. Sarà presente l'europarlamentare onorevole Mario Pirillo, così come funzionari della Commissione europea di diverse direzioni generali di competenza, e per la fase poi degli spettacoli, che avranno luogo dalle 20 in poi, a partire sempre da venerdì, ci saranno vari spettacoli che includeranno anche l'intervento dei Velvet, che è una band conosciuta a livello nazionale, che ha partecipato 3 volte anche al Festival di Sanremo, e che chiuderà in bellezza questo festival. Comunque ci saranno altri anche spettacoli teatrali nella giornata di sabato e nella giornata di venerdì, e insomma è un po' un festival veramente colmo di eventi euroconoscitivi e non. Vuoi segnalare qualcosa in particolare della manifestazione? Sì, mi preme segnalare sicuramente lo spirito che ha caratterizzato tutto il festival, dallo stadio embrionale del tutto, perché siamo partiti veramente con poche risorse, ci siamo ritrovati a lavorare con spirito associazionistico in tanti, e questo ha fatto sì che tutto ciò che verrà a concretizzarsi sarà veramente speciale anche da questo punto di vista. Le istituzioni come si sono comportate? Ma le istituzioni bene, come potrei dire altrimenti. So che Soverato è un periodo un po' particolare. È un periodo un po' turbolento, però devo dire che c'è stata, a partire dal patrocinio della città di Soverato e della vicinanza di esponenti dell'amministrazione, degli uffici tecnici, che devo dire ci hanno dato una mano sicuramente fondamentale, c'è stata anche la vicinanza della rappresentanza in Italia della Commissione Europea, che ha dato il patrocinio. È davvero l'aiuto da parte di cittadini privati, che anche con la vendita dei biglietti della lotteria, che ci hanno aiutato a finanziare il tutto, ci ha dato una mano unica.
Per coloro che volessero ulteriori info sulle quattro giornate del festival, che ricordiamo si terrà a Soverato sul lungomare dal 9 al 12 maggio, inviamo i nostri amici ascoltatori al sito. Adesso Pietro ci darà l'indirizzo internet. Sì, www.associazionejump.it. Là è possibile leggere il programma dettagliato, quindi nei vari giorni del festival, i vari momenti di dibattito, i vari momenti di spettacolo, la mostra fotografica sul processo integrativo europeo che caratterizza anche questa serie di attività, e tante altre piccole attività ed eventi che davvero saranno spalmati in questi quattro giorni per celebrare l'Europa in maniera festosa, ma anche riflettere su quelle che sono le risorse a disposizione per tutti noi e che dovremmo cercare un po' meglio di sfruttare come calabresi, come italiani e come cittadini europei. Abbiamo quasi concluso. Prima di lasciarti, prima di concludere questo nostro breve incontro, volevo chiederti le difficoltà. Avete avuto delle difficoltà per organizzare questa manifestazione? Quali sono state le difficoltà più grosse? Le difficoltà più grosse spesso in questi casi si trovano a livello burocratico, ma non perché purtroppo c'è una macchina un po', a parer mio, arrugginita da esplorare, e potrebbe essere un po' risolto meglio il tutto con delle pratiche un po' più snelle e più veloci. Difficoltà sicuramente economiche, ma devo dire abbiamo cercato veramente, facendo squadra abbiamo superato ogni tipo di problema. Molte associazioni, abbiamo sfruttato i punti di forza per ogni associazione, quindi e tutti i privati cittadini che hanno collaborato ci hanno dato una mano, per cui le difficoltà sono tante, ma non devono demoralizzare nessuno per realizzare eventi del genere, che possono favorire in piccola parte magari lo sviluppo territoriale o comunque favorire il protagonismo giovanile in ogni sua sfaccettatura. Mi preme ringraziare comunque, perché un aiuto fondamentale viene anche da chi ci sponsorizza e da chi dà voce a tutto ciò, a partire dai communication partner come Catanzaro Centro, come Radio Catanzaro Centro, come Soveratiamo.com, come Studio 54, come Soverato 1 e tanti altri che ci stanno aiutando nel diffondere la voce di questo festival. Grazie per la tua partecipazione a Saluti e Baci. Ti auguro un buon Festival Eurosol 2013. Grazie. Spero che sia una cosa vissuta da tutti quanti in maniera positiva e che possa essere davvero l'inizio di un evento che poi può rimanere per il territorio e possa divertire anche tutti, riflettendo.